C'è un proverbio decisamente pessimista. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Difesa a 3 con 5 centrocampisti. Qual è la tua opinione, Luca? Può rivelarsi un sistema difficile da gestire senza gli uomini adatti. Ognuno deve avere ben chiaro il proprio ruolo e cosa ci si aspetta da lui. In particolar modo è agli esterni che viene richiesto lo sforzo più grande, sia in fase d'attacco che nella retroguardia. In generale è un modulo efficace quando tutti gli uomini sono in grado di rifornire i compagni là davanti. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Pedro Pereira. Etemay. Cercano l'azione veloce. Etemay. Grande intervento, vale come un gol. Palla Ionita. Sao prova centralmente. Intervento difensivo molto tempestivo, interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ionita. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Avanza deciso. Può andare in rete. Ionita! E c'è il gol del Benevento! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Decide di sfruttare la fascia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ci prova. È un grande riflesso qui. Etemay. Solo con la referendo fino ad ora cruciale il punteggio e quindi più iniziale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. L'avversario ha avuto la meglio. Ionita provano a partire in velocità. Contrasto molto deciso. Si fa avanti in territorio nemico. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Rispoli. Si fa largo con grande determinazione. Se ne va. Cross al centro. Palla intercettata.
ultima accelerazione. Il Benevento al calcio di punizione. Riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro, il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta. Il portiere la spedisce su. La bandierina si alza. Senza varchi non avevano alternative. Rispoli. Benevento è sopra 1-0 e ha concesso molto poco. Stanno giocando davvero poco. Si palpa nell'aria l'arrivo della pausa. In questi casi è fondamentale andare a riposo mantenendo il vantaggio. Etemai. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Gigi, Pedro Pereira, Sau, di forza, opportunità di ripartire. Gigi, con l'intercetto, prova a verticalizzare. Ha capito tutto ed ecco che arriva il fischio e decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. Sono costretti a inseguire, ma hanno il potenziale per ribaltare il risultato. Dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede. 1-0 e siamo nell'intervallo. Prime fasi della ripresa già in corso. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Tocco morbido. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Pedro Pereira. Prova a giocarla in profondità. La Padula, il suo pallone è morbido. Palla in avanti, verso il compagno. Pedro Pereira riceve in posizione interessante. Da lì può crossare. Barba riconquista la palla. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Etemai. E passa! Riceve il passaggio. Si rigardi. Pallone lungo in verticale. Si rigardi. Ecco un'occasione di contropiede. Intercetta il passaggio, pericolo. Il portiere la calcia lontano. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Filtra la palla in profondità. Insigne raccoglie un passaggio dalla retroguardia. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fondo sulla destra, buona la sua progressione. Schiattarella, c'è la palla lunga in avanti, non può sbagliare. Grande risposta di Cordaz, vicinissimi al gol del 2-0. Intervento strepitoso, subire un golore avrebbe reso difficilissima la situazione.
Occhio ai saltatori che sono arrivati. Uoco para con grande sicurezza. Allontana il pericolo. Decidono di giocarla all'indietro. Schiattarella. Palla Ionita. Caprari. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Benevento è ancora avanti di un solo gol. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Cerca lo spunto, si libera la grande. Sau! Si esprime in un buon intervento. Il portiere ha risposto presente. L'arbitro chiude qui la partita. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Beh, non si può sempre dominare per goleada. Hanno ottenuto una vittoria di misura.